Domani partirò per Auschwitz, partiremo da Carpi, sede di uno dei campi di concentramento più famosi in Italia, quello di Fossoli. Partiremo con il treno e partiremo con 700 studenti. Assieme a studenti, insegnanti e persone anche del mondo della cultura, amministratori e rappresentanti dell'ANPI, ricorderemo il 27 gennaio, giornata internazionale della memoria, che ricorda l'Olocausto, questa grande tragedia. Lo ricorderemo con un viaggio che ci permetterà di riflettere, soprattutto di capire. Come dicono alcuni giovani amministratori che hanno iniziato in alcune parti della nostra regione a fare momenti specifici di approfondimento su che cosa è successo in quel periodo drammatico che si è consumato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, è sempre più importante capire il perché si è arrivati a momenti disumani come quello che ha rappresentato l'Olocausto. Il capire ci permette anche di ricordare, ci permette di quotidianamente di rimettere al centro che noi siamo una umanità unica, come dice la Dichiarazione dei diritti internazionali dell'uomo fatta nel 48, dopo questa grande, diciamo, tragedia che è stata rappresentata dalle guerre e soprattutto dallo sterminio di massa, di un popolo che aveva solo la colpa di chiamarsi, ebreo. E come dice la nostra Costituzione, quando dice che noi siamo tutti uguali, apparteniamo a questa umanità unica e tutti gli uomini, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione, hanno dignità e diritti uguali. Questi sono principi che sono fondamentali, sono i principi che occorre far vivere continuamente, tutti i giorni. Non possiamo non comprendere che dietro alle grandi mostruosità, a quello che è stato chiamato il male assoluto, che è stato appunto l'Olocausto, ci sta questa perdita di memoria e ci sta anche e soprattutto la non volontà di capire che i diritti sono un qualche cosa che si conquista giorno per giorno con azioni concrete, con politiche concrete. Questo è il compito in primo luogo della politica, questo è il compito della istituzione ed è per questo che la Regione Emilia-Romagna sta da anni sostenendo sia la Fondazione Fossoli, che è organizzatrice di questo viaggio importante per le giovani generazioni e non solo, e soprattutto sostiene e partecipa con la mia presenza anche al viaggio di domani che durerà dal 25 al 30 e che sarà appunto un momento di comprensione, riflessione per ricordare, per riportare ai nostri giovani e anche a tutti i cittadini emiliano-romagnoli che violenza, diseguaglianze, razzismo sono un male che non è mai sconfitto una volta per tutti, ma che è un male che ognuno di noi deve prenderla come battaglia e la deve fare culturalmente, quotidianamente.